Ciao a tutti, io sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, parteciperò al book blog tour organizzato da Vao per promuovere l'uscita in libreria del Re Bianco di Davide Toffolo. Infatti il protagonista indiscusso del video di oggi sarà appunto lui. Questa nuova edizione, restaurata e pubblicata in edizione integrale, come voleva appunto Davide Toffolo, edita da Bao Publishing al prezzo di copertina di 17 euro. Inoltre, alla fine di questo book blog tour, ci sarà la possibilità per 3 persone di vincere una copia di questo fumetto autografata da Davide Toffolo, esattamente autografata come la mia, che me la sono fatta autografare al Salone del Libro di Torino. Per partecipare e poter vincere una copia autografata di questo fumetto dovrete seguire 5 semplici regole, e cioè mettere mi piace alla pagina di Bao Publishing su Facebook, seguire o diventare lettori fissi dei blog oppure dei canali YouTube che faranno parte del blog tour, commentare tutte le tappe del blog tour, compilare il form che vi lascio linkato appunto in descrizione con i vostri dati e tutto quanto, e poi condividere il blog tour sui social. Il giveaway è cominciato il 23 maggio e terminerà il 2 giugno. Dopo il 2 giugno appunto avverrà l'estrazione e verranno detti i nomi dei 3 vincitori. Perciò, detto questo, io vi auguro buona fortuna e passiamo subito a parlare del libro. Allora, innanzitutto qualche informazione su chi è e che cosa fa Davide Toffolo. Davide Toffolo è un fumettista pordenonese, e per chi mi conosce non credo che serva che vi spieghi altro, ma per tutti quelli che non lo dovessero conoscere, è un fumettista pordenonese e io anche per questo ci sono molto legata, visto che ci ho fatto la scuola, è stato un ambiente molto importante per me. E oltre ad essere un fumettista, probabilmente lo conoscerete meglio perché è il cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo del quale, se non si è capito, sono una fanatica, ma non è vero fanatica, insomma. È un gruppo che mi piace molto e le tematiche comunque che tratta come cantante nei Tre Allegri Ragazzi Morti sono anche quelle che tratta nei suoi fumetti, nei suoi libri. Davide Toffolo, secondo me, è anche secondo tutti quanti, è uno dei pionieri appunto della graphic novel in Italia, del romanzo a fumetti. Infatti è stato uno dei primi a proporre e a pubblicare questo tipo di racconto, quindi un libro effettivamente interamente disegnato e che racconta una storia a fumetti. È molto famoso per appunto aver scritto una graphic novel su Pasolini, la graphic novel uscita però a volumetti I 5 Allegri Ragazzi Morti, e anche appunto Piera degli Spiriti, oltre a tanti altri titoli che non vi sto qui a dire. Nel caso vi possa interessare ve li lascio comunque linkati qui sotto. Ma ora cominciamo a parlare di questo racconto a fumetti, di questo romanzo a fumetti più che altro. Allora, di che cosa parla Il Re Bianco? Il Re Bianco parla di questo gorilla albino che è stato portato dall'Africa a Barcellona e per oltre 30 anni è stato l'attrattiva principale dello zoo di Barcellona. Davide ci racconta la storia di questo gorilla dalla nascita fino al suo arrivo in Europa e poi tutto il resto, che ovviamente non vi dirò perché altrimenti vi dico tutto quanto. Ma oltre a questa storia noi assistiamo a delle vicende della vita di Davide, al suo viaggio verso Barcellona per andare a vedere questo gorilla. Inoltre ci racconta di come lui è venuto a conoscenza dell'esistenza di questo animale e di come Davide si senta subito legato alla figura di questo animale, così diverso da poter non essere considerato né uomo né scimmia. Uomo ovviamente non può essere considerato uomo perché non è un uomo, è un gorilla. Ma neanche scimmia perché è bianco, è albino, è diverso da tutti gli altri. Infatti Davide lo vede più come un dio della natura che ci riporta in contatto con quel mondo che noi pensavamo di aver sconfitto, che è appunto la natura. Infatti lui ci racconta sia come è venuto a conoscenza di questo animale e poi il suo viaggio per andare a Barcellona a vederlo. Durante questo viaggio lui incontra una ragazza alla quale spiegherà la storia di questo gorilla, narrerà, racconterà la storia del gorilla bianco. Una storia che però lui definisce shakespeariana, perché la storia che lui racconta è una storia tra virgolette romanzata, cioè lui dice sicuramente non è andata così, è una storia che io mi immagino, perché probabilmente la vera storia, quella della sua cattura e del suo arrivo in Europa, non è propriamente così rosea, ma a me dice, piace pensare che sia così. Un'altra cosa che emerge da questo libro è quanto noi esseri umani abbiamo una visione
antropocentrica del mondo, sì, una visione umanocentrica, con tutto quello che succede lo vediamo dal nostro punto di vista e non dal punto di vista effettivo della natura. Ed è una cosa che mi ha colpito molto perché lui a un certo punto appunto parla di questo gorilla intrappolato in questo zoo, della cruenza umana, del fatto che sia costretto a rimanere lì perché non è una sua scelta. Ed è una cosa che ho apprezzato molto perché gli zoo non sono mai stati una grande attrattiva per me, anzi, li ho sempre considerati un ambiente appunto solo per far piacere all'uomo, cioè guardare degli animali che non siamo noi. È come se noi fossimo in gabbia e ci guardassero. Ed è anche appunto un'altra tematica del libro, questa. Il fatto che dobbiamo riuscire a guardare al di là della gabbia in cui ci ritroviamo e alla gabbia in cui ci rinchiudiamo a volte. È un libro molto molto bello, molto toccante e se appunto mi seguite da un bel po' di tempo sapete quanto io ami il disegno di Toffolo, ma non credo di aver mai spiegato perché effettivamente io ami il disegno di Toffolo e questo libro secondo me è l'occasione perfetta per farlo. Il disegno di Toffolo in primo luogo è molto molto evocativo, lui con delle semplici tavole anche mute, silenziose, senza parole, riesce a far provare tantissimo al lettore. E ora ve ne voglio mostrare una. Ecco, per esempio, queste pagine. Queste pagine sono senza parole, non c'è una parola, sono solo disegni, però riescono comunque ad evocare un sentimento, riescono comunque ad evocare delle sensazioni in noi, che secondo me è molto difficile da fare solo con il disegno, soprattutto se si parla di un fumetto, perché un romanzo lo si legge, un romanzo a fumetti lo si legge, ma lo si accompagna anche con delle immagini. Ma riuscire a rendere delle immagini così espressive senza dover usare delle parole, credo che sia una delle poche persone che lo riesca a fare. Ed è anche uno dei motivi per cui io apprezzo tantissimo i suoi lavori. Dalla lettura di questo romanzo vengono fuori un sacco di paure che ha l'essere umano in sé, non solo Davide, perché tante parole che lui usa, tanti dialoghi che si leggono sono pensieri che probabilmente tutti noi una volta nella vita abbiamo avuto. È una storia che mi ha fatto riflettere molto, soprattutto sul tema della diversità, sul tema del sentirsi esclusi o sentirsi intrappolati in qualcosa. Inoltre, alla fine del libro viene trattata la tematica della malattia, dell'affrontare una malattia, che in questo caso è il cancro. Infatti, subito all'inizio del libro, appena cominciamo, ci viene detto che questo gorilla è malato di cancro, probabilmente per la sua condizione di essere albino. Alla fine del libro viene trattata questa tematica della lotta alla malattia in un modo molto molto particolare, molto infantile. Ma veritiero, secondo me, una cosa nella quale tutti quanti ci possiamo rispecchiare. E io sinceramente mi ci sono rispecchiata molto, anche perché a volte sono pensieri che faccio anch'io. Non vi voglio dire altro perché secondo me è un libro che va letto ed è un libro fenomenale anche dal quale iniziare, anche perché fa parte di una serie di libri che Davide ha scritto su una figura, una persona. Infatti lui ne ha scritti altri due, sempre svolgendo ricerche e viaggiando. Uno è Carnera, quello sul pugile degli anni 30, infatti lo dice anche Davide all'inizio di questo libro, no, in realtà non lo dice all'inizio, lo dice in mezzo, parlando con la ragazza che conosce nella nave per arrivare a Barcellona, che appunto ha viaggiato per scrivere Carnera e ha viaggiato anche per tutta Italia per un paio di mesi per scrivere la graphic novel Pasolini. Perciò anche per questo lui ci ha messo molto, ha viaggiato, si è informato, ha fatto proprio quello che farebbe una persona qualsiasi per scrivere un libro, cioè informarsi da varie fonti. E infatti alla fine, se uno si volesse informare di più su questa figura, su questo gorilla, c'è tutta una serie di bibliografie, riviste, video, DVD che Davide ha consultato per appunto scrivere e arrivare a questo risultato. Penso sia uno dei libri più belli suoi che io abbia letto, perché ci sto continuando a pensare. È un libro che non se ne va facilmente dalla testa, più o meno la stessa sensazione che ho provato leggendo un'altra graphic novel un po' di tempo fa. E secondo me è anche un buon libro da cui iniziare per leggere Davide, perché essendo anche autobiografico ci parla di lui stesso, ci parla delle sue paure, ci parla di quello che fa lui e di chi è. Quindi
Io ve lo consiglio tantissimo e inoltre vi ricordo che appunto potreste vincerlo facendo tutti gli step che vi ho già detto, ma che comunque trovate scritti anche nell'info box. Io credo di aver detto tutto quanto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va lasciate un mi piace, commentate qui sotto con quello che ne pensate, oppure se lo avete letto fatemi sapere che cosa ne avete pensato voi. Io vi aspetto per un prossimo video, ciao ciao!